È una bellissima, una grande opportunità perché gli occhi di tutto il mondo dell'NBA sono qua e quindi è un'esperienza che io ho fatto per 2 anni di fila da camper nel 2003-2004, poi l'ho fatta girando per il mondo perché è un camp che va in giro per il mondo per questa forse la sesta volta da allenatore. L'avevo fatto a Roma nel 2014-15, mi sembra che tornare e poter farlo in Italia, anche a Milano, insomma, è bellissimo per me. È un'occasione per i ragazzi, è bello pensare che alcuni di questi ragazzi giocheranno un giorno in NBA o in WNBA e spero per loro che possano poi avere una lunga carriera. Mi ricordo da camper facevo tantissime domande, chiedevo, sai, sei molto curioso, vuoi sapere, quindi noi giocatori siamo qua per aiutarli a crescere non solo come giocatori ma anche come persone e affrontare un'esperienza così nella maniera giusta. Non so se mi vedo da allenatore, però allenare in queste situazioni qui o poi essere invece un allenatore di squadra sono chiaramente due cose completamente diverse, però mi piace molto aiutare i ragazzi giovani, quello sicuramente, quindi aiutarli, vederli crescere, vedere che riescono a migliorare anche giorno per giorno è la cosa, diciamo, più bella per un allenatore. Chiaramente lo fai anche con i compagni di squadra, soprattutto quando hai un gruppo giovane come abbiamo noi ad Atlanta, è una crescita continua del gruppo e devi cercare di aiutare il gruppo a crescere e anche tutti i ragazzi giovani che ci sono. Per me la scuola europea è stata una grandissima scuola, quello che mi ha permesso poi di arrivare in NBA. L'NBA negli ultimi anni è diventata sempre più globale, ha sempre più occhi ovunque. E quindi anche per quello che riescono a vedere e a crescere, a vedere i talenti che crescono in giro per il mondo. È chiaro che poi quando tu sei un talento nella scuola europea, dopo vieni scelto in America perché i migliori talenti giocano di là, quindi il miglior campionato al mondo è là e quindi è quello che anche questi ragazzi sognano.